Questo è il primo dei seminari che la CIEL sta organizzando sull'innovazione didattica, soprattutto in ambito universitario, ma non solo. In questo ciclo di seminari che terremo tutti mercoledì pomeriggio, eccezionalmente oggi martedì mattina, cercheremo di affrontare vari problemi, varie problematiche relative all'innovazione universitaria. La prima e più sentita è proprio questa del rapporto tra le università telematiche e l'innovazione. Giorgio ha tenuto un seminario 2 settimane fa. Giorgio, fermati però. È Sì, andata benissimo prima. bene, ecco, Ok, sì. stai pure così. Giorgio ha tenuto un bellissimo seminario a Napoli, che vediamo, 2 settimane fa. Ce lo ripropone con qualche aggiornamento. Quindi io lascio semplicemente la parola a Giorgio per questo inizio di ciclo di seminari della SIER. Prego, Giorgio. Grazie di questa opportunità per raccontarvi appunto qualche riflessione che ho fatto in queste ultime settimane. Devo però dire in premessa che quello che dirò ora è superato da quello che è successo fra ieri e oggi, perché con l'appello SIEL sull'innovazione didattica e con lo scambio di mail che abbiamo avuto poco fa con alcuni di voi, non so se tutti le hanno viste, direi che abbiamo già fatto un passo avanti rispetto ai documenti che vi ho mandato domenica. Allora mi limiterò, perché preferirei che ci fosse un po' di domande e discussioni, forse qualcuno ha visto i materiali che ho mandato, a due domande che anticipo. Diciamo, anticipo le mie conclusioni. Io penso che le università telematiche siano, e mi auguro che sia così, anche grazie alla nostra azione, una fase transitoria nell'organizzazione dell'università. Sappiamo come sono nate, sappiamo che sono nate anche perché le università italiane non hanno saputo innovare. Ma io direi che dovremmo puntare, il documento di ieri è in questa direzione, a una fine di questa esperienza, cioè il passaggio dalle università telematiche alle università digitali, nel senso che secondo me, e penso anche secondo tutti noi, dobbiamo fare questa trasformazione. Allora, se è così, io vi faccio vedere alcuni dati, perché al di là appunto di cose che forse abbiamo sempre detto e non siamo mai riusciti a realizzare, l'unico contributo che posso dare io è sottolineando due aspetti. Uno, è quello di come facciamo oggi nell'università italiana a introdurre l'innovazione, tenuto conto della nuova organizzazione dell'università. Nella mail che vi ho mandato ieri già sottolineavo questo, il modello Lovanio, mi dispiace che Elena Cardiò non sia collegata a quanto ho capito, il modello Lovanio, cioè di fare un centro di Ateneo che si occupi dell'innovazione, che faccia assistenza a tutti i dipartimenti e alle scuole per introdurre questa innovazione, mi sembra un argomento di discussione e anche quel corso di perfezionamento che è stato proposto, diciamo, da Calvani questa mattina, secondo me va in questa direzione perché forma il personale per poi introdurre l'innovazione. Allora, questo è il primo argomento su cui mi piacerebbe discutere. Il secondo è invece più specificamente su queste università telematiche che ho dovuto studiare che ho dovuto studiare perché con l'esperienza che ho cercato di illustrarvi della IUL, niente, ho dovuto riuscire a capire una serie di cose che forse sapevamo anche prima, ma che non mi rendevo conto di quanto fossero numericamente e quantitativamente preoccupanti. Allora, noi sappiamo che le università telematiche in Italia sono università senza docenti, malgrado che ci siano dei programmi, diciamo, di aumento del loro organico, e sono tutte università che si basano sul precariato, a tutti i livelli.
C'è poi questo fenomeno corruttivo, diciamo, fra i tanti delle telematiche dei concorsi, su cui adesso non entro, che spesso sono concorsi pure loro fasulli, ma soprattutto mi pare che ci sia un problema di esami che, a quanto se ne sa, però forse ci sono altri che hanno, sono esami, chiamiamoli facili. Allora, queste cose le sapevamo anche prima. Quello, il contributo che posso dire, dare io è che ho presentato in questa scuola, tenete conto che questa presentazione era fatta per una scuola di Napoli, per cui non era possibile, forse loro non sapevano alcune cose che sappiamo noi dell'università. Ma io alla fine, lasciando perdere modelli raffinati di apprendimento, web learning, eccetera, a me mi pare che noi abbiamo nei confronti delle telematiche due questioni fondamentali. E come si garantisce un'interazione reale fra i docenti e i tutor di qualità e gli allievi, e se si fanno o non si fanno gli esami veri. Io francamente, di tutti i modelli di qualità che ho visto, se mancano queste due condizioni, almeno nella situazione attuale italiana, io penso che siano questi i punti qualificanti. E allora mi sono messo un po' a studiare l'attività delle telematiche, soprattutto in riferimento ai corsi di perfezionamento e ai master, e vi faccio vedere i risultati che ho trovato. E prima di vederli, le tabelle, che non so quanto si leggeranno, queste due condizioni non sono rispettate dalle università telematiche, almeno quanto ne so io, salvo ovviamente qualche caso, no, non qualche caso, magari c'è anche delle telematiche che funzionano anche per alcuni corsi di laurea meglio, però non mi risulta che i modelli didattici delle telematiche, almeno per quei corsi che hanno una numerosità elevata, siano corsi in cui c'è un'interazione con i docenti, che peraltro non ci sono, e mi pare che ci sia una prevalenza di modelli asincroni, diciamo, in cui si dà il materiale, poi si fanno dei test, ma l'interazione non è per niente garantita. È un'affermazione, poi. E di conseguenza anche gli esami, io ho conosciuto della gente che ha fatto gli esami, insomma, ho fatto una piccola indagine, fra l'altro parlando con insegnanti che hanno, per ragioni di punteggio, come dirò dopo, fatto molti corsi di perfezionamento, di master, eccetera, il quadro è veramente desolante. Saltiamo questa slide, ecco, per andare a vedere i dati. Allora io ho provato a fare questa tabella, non so se la vedete? Vedete la tabella? Grazie. Allora, fermiamoci un attimo su questa tabella che è una cosa concreta. Allora, anno accademico 98-99, fino al 10-11. Allora, la prima colonna sono i corsi di perfezionamento. Allora, voi vedete gli iscritti ai corsi di perfezionamento, poi avete la colonna dei master di primo livello, master di secondo livello, e i totali. Questa sarebbe la misura del lifelong learning universitario, che il ministero considera questo, il post laurea, diciamo. Poi ci sarebbero altre cosette, ma adesso quello che interessa a noi, credo, come lifelong learning è questo. Allora, se voi vedete, quando le telematiche sono nate, il decreto Morti-Stanca è del 03-04, diciamo, no? Allora, voi vedete che subito c'è un aumento dei corsi di perfezionamento. L'aumento, poi notate che, allora, c'è un aumento dei corsi di perfezionamento, se guardate nella colonna successiva, 2 anni dopo c'è un forte aumento dei master, a partire dal 07-08. Quando io ho visto queste cose, mi sono... poi vedete ancora di più, da 22.000 si passa a 28.000, master di primo livello, 34.000, 35.000. E poi guarda, guarda, nel 9-10 si raggiunge il massimo dei master di primo livello, 37,
E poi dal 10 e 11 c'è il crollo dei master di primo livello. Guardate i corsi di perfezionamento, si passa da 15.000 a 28.000, cioè in un anno noi abbiamo aumentato di 13.000 i corsi di perfezionamento e abbiamo diminuito di 7.000 i master di primo livello. Come vedete, i master di secondo livello invece sono regolari, intorno ai 15.000, questi sono gli iscritti. Allora mi sono chiesto, ma come mai ci sono queste anomalie? E allora sono andato a analizzare, allora intanto sono andato a analizzare chi faceva questi master. Intanto ho scoperto da questo grafico, potete vedere che i master sono prevalentemente femminili. Si vede bene dal grafico, adesso qui è limitato solo al 2007-2010. Come vedete, l'utenza è prevalentemente femminile. E così, nel cercare di spiegarmi queste anomalie, e poi sono andato a vedere quali master erano delle università telematiche e quali master, questo è master di primo livello, erano delle università normali. E si scopre che abbiamo vinto, cari Società Italiana di Learning, perché non, almeno io non lo sapevo, il 40% dei master italiani, degli allievi dei master italiani, sono i learning, per cui uno quando vede questa cosa è felice, nel senso che dice finalmente non lo sapeva, almeno io non lo sapevo, ma l'e-learning ha vinto, perché se il 40% degli iscritti ai master di primo livello nel 2009-2010, più o meno anche nei 2 anni precedenti, è di master e-learning, l'e-learning ha vinto, possiamo anche chiudere la SIEL perché abbiamo vinto. Per cui ho detto, vabbè, andiamo a vedere chi fa questi master, no? Di queste università telematiche. E si scopre che nel 2009-2010 questi sono i 10 master più numerosi. Leggiamo: progettazione e metodologie didattiche nella scuola delle competenze, formazione degli insegnanti. 314 maschi, 1643 femmine, totale 1957 e l'Università Telematica è Pegaso. Poi in rosso ho messo quelle che sono relative alla scuola. Poi abbiamo Unisu, impiego educativo della telematica didattica, 863 iscritti. E poi vedete, questi sono master tutti di telematiche. Potete leggere di cosa si tratta. Allora, voi capite che questi sono 8.328 iscritti in 10 master, e rappresentano solo questi 10 master il 23% di tutti gli iscritti ai master di primo livello. Allora, il bisogno sociale che sta dietro questi master è chiaro, cioè ci sono questi poveri insegnanti che devono aumentare il punteggio di uno, in questo caso di 3 punti, e fanno tutti questi master. Io ho intervistato alcune persone che hanno fatto questi master e insomma è inutile che dica come sono fatti, addirittura non sono nemmeno tecnologici, cioè uno può scegliere se scaricare i file oppure addirittura ti mandano a casa le fotocopie, capito? Cioè, e poi ti convocano ogni tanto ti convocano alla fine in modo da fare un test, mi sentite sempre? Allora, Sentivo. si fa un, sì, grazie, si fa un, si vengono convocati in mega stanze in cui ci stanno centinaia di persone che fanno esami, almeno in alcuni casi mi è stato raccontato così, spero che non sia per tutti, vengono fatti esami di massa con gli stessi test che venivano inviati, con la selezione dei test che venivano inviati durante l'anno, tutto asincrono, nessuna interazione, eccetera. D'altra parte con questi numeri. Allora, poi ho esteso l'analisi,
A invece al 2010-2011, e qui le cose ai corsi di perfezionamento. Vi ricordate l'anomalia che abbiamo fatto vedere prima, che da un anno all'altro sono aumentati di 15.000? Guardate i corsi di perfezionamento, questi danno un punto. Questi corsi, mentre nella slide precedente, come vedete, oltre ai corsi per la scuola fatti dalle telematiche, c'erano anche corsi fatti per le stesse ragioni, cioè punteggi sulla filosofia del diritto, coordinamento professori sanitarie e anche diritto umanitario internazionale, capito? Abbiamo ben 454 persone che hanno fatto un corso di diritto umanitario internazionale, peacekeeping, con la Pegaso, non so. Mentre invece i corsi di perfezionamento, ecco qui l'anomalia, 2010-2011, tutti i corsi di perfezionamento sono tutti per la scuola. E udite, udite, qui non ci sono solo le università telematiche, ma ci sono anche la Libera Università San Pio V, che ha fatto un corso di perfezionamento di didattica e formazione per 5.817 allievi, di cui 5.347 donne, femmine. Peraltro la Pio ne ha pure fatto un altro da 1.493, e poi c'è la Pegaso, ci sono, come vedete, la San Pio V ci va pesante, poi c'è l'Unitel, la Pegaso, la Dante Alighieri, eccetera, eccetera. Ecco spiegate, torno su alla tabella, che avevo fatto vedere prima, le anomalie che dicevo prima. Qui si passa, evidentemente, per qualche ragione, avendo già esaurito tutto il mercato di quelli che facevano i master con 3 punti, gli insegnanti non possono fare più di tot punti all'anno, e per fare l'infornata di quelli che gli mancava un punto, queste università hanno pensato bene, e non sono solo telematiche, ma questi sono corso di laurea telematici, ovviamente, per quanto ne ho capito, cioè la San Pio V, eccetera. Questi sono tutti corsi telematici, ovviamente, o comunque a distanza. Anche perché trovare un'aula per 5.817 persone sarebbe difficoltoso. Allora, cari Siellini, cosa pensiamo di questa roba? Cioè, fra l'altro, è un vero e proprio taglieggiamento dei docenti, perché la cosa ovviamente è del tutto inutile, nel senso che se 5.000 insegnanti, 6.000 insegnanti, o meglio 11.454 insegnanti, fanno tutti un corso di perfezionamento da un punto, non serve a niente, nel senso che non gli serve nemmeno per la graduatoria. Allora, questa situazione, in questa scuola poi, sono i dati che ho trovato io. Come sia possibile, diciamo, continuare per le lauree? Vale anche un discorso analogo. Come vi ho mandato, se andate a vedere le valutazioni dell'ANVUR, ve l'ho segnalato nella mail, l'ANVUR ha evidenziato come la Pegaso, mi pare il 2011, abbia fatto 2.000 laureati di un corso di giurisprudenza triennale. Come si faccia a fare 2.000 tesi in un anno, come giustamente l'ANVUR sottolinea, è problematico. E di conseguenza, insomma, vi ho illustrato i dati che avevo. Poi in questa scuola io ovviamente ho parlato dei criteri SIEL. Ho copiato le slide di Tommaso Minerva a quel seminario di Firenze del 21 marzo, e ho parlato ovviamente di questa università telematica IUL. Vi ho mandato degli elementi su questa esperienza che sto facendo, e mi piacerebbe avere una vostra valutazione. Essenzialmente, però, la IUL ha pochissimi iscritti, e io mi sono reso conto che ce l'ha un po' perché invece la IUL cerca di fare un'interazione con i docenti e con i tutor piuttosto pesante, usando il sincrono e facendo partecipare singolarmente tutte le persone, e cerca di fare degli esami, diciamo,
diciamo, seri, diciamo. Queste due caratteristiche io non le ho trovate nelle altre, e allora la conclusione mia è che bisogna, ma mi pare che abbiamo già iniziato, in questo senso io dicevo è superato quello che io proponevo dal documento di ieri, nel senso che è il momento di dare uno stop a queste università fasulle senza professori e con esami fasulli. E mi pare che siamo sulla buona strada. In conclusione mi fermo e poi sono disponibile a, visto che ho mandato tutto questo materiale, qualcuno l'ha guardato, magari ci sono delle osservazioni che volete fare, e chiudo con queste conclusioni che ho fatto vedere in questa scuola di Napoli. Primo, noi dobbiamo, ribadire ai colleghi che ancora resistono, diciamo, e sono moltissimi, che l'università italiana è sempre stata un'università a distanza e ancora adesso un'università a distanza. Io da un anno ho un corso di laurea nella facoltà di scienze della formazione dell'Università di Firenze che si chiama Formazione Continua e Competenze Tecnico-Professionali. Allora, avendo insegnato sempre agli ultimi anni della facoltà di ingegneria con pochi studenti, questa esperienza che ho fatto, diciamo, l'ultimo anno, che adesso devo rifare dalla prossima primavera, mi ha fatto venire a toccare con mano, diciamo, quanto l'università italiana non tecnologica sia un'università a distanza. Nel senso che tutti gli allievi, io insegno alla magistrale, beh, la maggior parte dei miei allievi sono tutte persone che lavorano, che non possono frequentare, tipicamente sono femmine che lavorano in vari tipi di lavori, eccetera. Mi risulta che questo succede dappertutto in Italia, Padova sicuramente, mi diceva Galliani, con cui abbiamo discusso di queste cose. Allora, questi qui cosa ti chiedono? Professore, mi dia il libro, eh? E io francamente non. Dice, poi me lo studio a casa e vengo all'esame. Adesso, questa non è università a distanza. E questa difesa di un'università che in molte facoltà è sempre stata a distanza è veramente a questo punto ridicola. Io, diciamo, questi studenti li frego perché abbiamo una piattaforma Moodle di Ateneo e gli dico: intanto imparate a collegarvi alla piattaforma Moodle di Ateneo dove c'è il materiale didattico, però oltre non si va nella mia università. Allora, se è vero così, noi dobbiamo proprio ribaltare, come già abbiamo scritto in tutti i documenti, sì, il nostro approccio, perché l'unica maniera di abbandonare le università a distanza è proprio col concetto già molto ribadito che frequenza non vuol dire presenza, eccetera, eccetera. Allora, se dovessi chiudere con uno slogan, diciamo. Le università, e riprendo quello che ho detto all'inizio, le cosiddette università telematiche italiane vanno superate rapidamente, ovviamente sarà necessario un transitorio, attraverso una trasformazione, io le chiamo università digitali, io insomma, mi avete insegnato, li chiamo università digitali, in cui diciamo ormai si abbandona, ricordo che Colorni già diceva 3-4 anni fa che bisognava togliere la E davanti al learning. A questo punto mi sembra che dobbiamo continuare, stiamo continuando su questa strada, ma diciamo qui abbiamo bisogno che l'ANVUR e il MIUR si diano una mossa, perché avete visto il giudizio dell'ANVUR sulla l'Università Telematica IUL che io condivido, eccetera. Però i nostri studenti sono pochi, ma contenti, e più o meno la faculty è motivata e secondo me fa discretamente il suo lavoro, ovviamente molto migliorabile. Ma poi non può l'ANVUR dirmi che la Pegaso fa 2000, cioè scrivere che la Pegaso ha 2000 lauree in giurisprudenza in un anno e dire ma forse sono troppe perché come avete fatto a farle? Qui bisogna darci un taglio, nel senso costi quel che costi, voglio dire. E mi pare che abbiamo, e anche il ministro si deve dare una regolata perché non si può. Io, come sapete, insisto sempre su questo modello Profumo, avendo come modello politecnico di Milano, ma sarebbe ora di applicarlo. Vi ringrazio e scusate un po'
le difficoltà tecniche. Arrivederci, anzi, arrivederci. Ditemi voi, grazie. Grazie Giorgio, direi che questo è stato uno spunto interessante. Già, sottolineo alcune cose che proprio, intanto una nota di servizio, chi volesse intervenire in audio video è sollecito il Presidente Simone a fare questo, per esempio, può alzare la mano e noi gli diamo le autorizzazioni per intervenire in audio e in video. Oppure potete scrivere delle considerazioni. Giorgio Federici è ancora collegato, vero Giorgio? Quindi resta fino alla fine della discussione e quindi possiamo avviare anche una discussione tra di noi. Sottolineo quello che ha già sottolineato Gianni Marconato, che è la partecipazione di oggi a questa prima iniziativa. Sottolinea ancora di più che c'è un interesse da parte di molti, c'è un interesse da parte del Paese. L'opera che ha avviato la SIRE già dall'inizio di quest'anno è proprio quella che ha indicato, Giorgio Federici, ossia la possibilità la nostra volontà di SIEL di attivare tutti i canali di comunicazione con gli organismi nazionali, con l'ANVUR, con il MIUR, dialogando con essi perché all'interno del mondo della formazione digitale si metta un po' di ordine, si mette un po' di ordine. Ma soprattutto si assume un atteggiamento propositivo, un atteggiamento capace di promuovere queste attività, capace di avviare delle azioni di sistema in quest'ambito. Perché il mio personale convincimento è che le università in verità sono pronte, le università in verità sono attrezzate per fare questo. Quello che manca è un quadro normativo di riferimento ed è una visione strategica d'insieme che ha inibito tante, tante belle iniziative in tante sedi universitarie. Adesso Paola Capone ci ha chiesto la parola. Paola, ti lascio intervenire, hai il microfono aperto, puoi già parlare. Paola? Okay. Paolo interviene, Aurelio allora. Do la parola ad Aurelio Simone. Mi senti? Paolo, ti sentiamo, sì. Ah, ecco. Io sono una storica dell'arte, quindi ho con la telematica una necessità, diciamo, basilare, perché mostrare delle immagini in formato digitale, non servendosi più delle diapositive, è una cosa essenziale. Insegno nell'Università di Salerno e devo dire che c'è da parte degli organi direttivi della nostra università una chiusura completa per questa università telematica, per le università, per la didattica telematica o digitale, come voi volete dire. Il nostro rettore è contrario a questo, soprattutto perché lui è un ingegnere e sostiene che i ragazzi debbano, e in genere i ragazzi che frequentano i corsi di laurea in ingegneria, sono abbastanza presenti, e invece quelli che frequentano la facoltà di lettere sono poco, veramente poco, poco presenti.
Io vorrei, in un'altra occasione sicuramente, aprire, e ne avevo parlato anche con Giorgio in altri momenti, vorrei aprire alla funzione della università telematica anche per luoghi, inaccessibili, diciamo, dalle istituzioni. E mi riferisco soprattutto alla formazione nelle carceri, che è una cosa che sarebbe veramente importante, sarebbe veramente importante, sarebbe una grande funzione. Ecco, ho detto i miei punti di vista, ringraziandovi soprattutto per le nuove informazioni. E io non ho ricevuto la documentazione ieri, forse perché non mi ero iscritta, e quindi non posso intervenire sul resto. Vi ringrazio. Grazie Paola, e darei la parola ad Aurelio Simone adesso. Aurelio, se puoi intervenire anche in video, ti è consentito, mi senti? Pronto, mi sentite? Benissimo, Aurelio. Condivido l'analisi di Giorgio. Aggiungerei solo un piccolissimo dettaglio, che la tradizionale università in presenza, sia in realtà a distanza, lo si vede soprattutto nei corsi di laurea a matrice umanistica. Mi piace la frase che Giorgio ha detto: ti chiedono il libro da studiarti a casa. Forse questo aspetto ne segnala un altro, per questo poc'anzi parlavo di ribaltare l'università. Noi abbiamo probabilmente bisogno di avere una riflessione che distingue tra facoltà umanistiche e facoltà scientifiche, scienze dure, medicina e quant'altro. Non casualmente, se facciamo attenzione, scopriamo che le università telematiche sono soprattutto presenti in corsi di laurea a matrice umanistica, parimenti per i corsi di perfezionamento. Proposte. Io credo che l'espressione ribaltiamo l'università significhi fondamentalmente ridefiniamo i modi di essere non solo delle metodologie, utilizzando le tecnologie digitali, ma anche i modi di essere, diciamo, del processo formativo. Mi spiego in una battuta. Se da un corso di laurea in lettere si esce avendo scritto solo la tesi di laurea al termine di un triennio e al termine di un biennio, io non credo che questo potrà essere di per sé stesso un buon insegnante. Tant'è che si è immaginato il tirocinio. E dunque, questione: il tirocinio necessita o no? Io reputo di sì. Un rapporto sempre più stretto tra i corsi di laurea che predispongono all'insegnamento tra l'università e le scuole, io credo che la digitalizzazione oggi possa consentirlo. Chiudo. Nel gruppo ministeriale sulle tecnologie di cui faccio parte, abbiamo concordato che la tecnologia ha già vinto. Il problema è che rischiamo di essere vinti senza poter essere vincitori all'interno dei processi di formazione. Questo accade nella scuola e accade anche nell'università. Quindi sono molto contento di questo stimolo che ci ha dato Giorgio Federici, e soprattutto sono molto contento che la SIEL, sotto lo stimolo ideativo e organizzativo di Tommaso, possa essere sempre più presente. Grazie. Grazie Aurelio, e riprendo proprio questa, la tua penultima frase prima di dare la parola a Bruno. La tecnologia ha già vinto, fuori dalle aule universitarie, fuori dalle scuole, la tecnologia e l'utilizzo massivo e massiccio degli strumenti e dei sistemi di comunicazione tecnologica ha già vinto. Questo non significa che lo abbia fatto bene,
aggiungendo valore non significa che l'abbia fatto male sottraendo valore. È un dato di fatto, ha già vinto. E quindi la domanda di fondo che ci ha introdotto Giorgio è: cosa diavolo facciamo a questo punto? E riprendiamo tra un attimo. Adesso vorrei dare la parola a Bruno Bognolo. Bruno, un attimo ti abilito in audio. Ti abilito anche in video se vuoi farti vedere. Bruno, prego. Bruno? Bruno, no, non riesci? Intanto ho abilito Jose Mangione, anche lei ha chiesto di intervenire. Prego, Iose, sei in audio adesso. E sei anche in video. Iose? Mi sentite? Sì, Iose. Sì, Devi tenere un Iose. po' più alto il Ok, volume devi della tenere un tua po' più voce, ma alto ti il volume sentiamo. della tua voce, ma ti sentiamo. Sì, no, volevo dire che in effetti anche a Salerno, soprattutto alla facoltà di ingegneria, come faceva anche notare Paola Capone rispetto a quelle che possono essere le linee intraprese per le facoltà umanistiche, c'è una bella esperienza di e-learning per attivare e supportare gli studenti della triennale. E devo dire però che in effetti le sperimentazioni più belle le abbiamo fatte con le università straniere che già da tempo hanno, diciamo, una certa, diciamo, garanzia e qualità rispetto all'apprendimento online, in particolare con TUG e la Open University di Catalunya, con cui abbiamo appunto fatto alcune sperimentazioni e lato docente e lato studente che avremmo anche il piacere di presentarvi. Infatti stamattina ne parlavo anche col professore Salerno per provare a fare un webinar proprio su queste esperienze. Ok, grazie Iose della tua testimonianza. Chiedo sempre a Bruno Boniolo se ce la fa a entrare in audio, lo tengo sempre continuamente aperto. E Bruno, quando vuoi puoi intervenire. Allora, il tema che ha toccato Paola prima e poi Iose adesso è proprio quello della considerazione che questa modalità di didattica ha all'interno delle istituzioni accademiche. Certo Paolo, il nostro rettore non ne vuole proprio sapere, devo dire che non è l'unico, cioè è in buona e grande compagnia questo. Però questi atteggiamenti, queste posizioni negative trovano una linfa vitale nei dati, nelle considerazioni che ci ha indicato Giorgio. Purtroppo il dato rilevante sui media è quello che le università telematiche hanno fatto terra bruciata di qualunque approccio alla qualità formativa, andando, come giustamente sottolinea anche Veronica, a discapito della credibilità tout court dell'e-learning, per cui si butta via il bambino con l'acqua sporca e quindi tutto questo mondo, un mondo che fa, tra virgolette, ribrezzo, che fa schifo, che va allontanato. Non guardando cosa succede al di là delle Alpi, basta andare fuori dall'Italia per trovare le esperienze che Iose ci ha indicato. In tutta Europa, in tutto il mondo, la formazione universitaria, scolastica, a qualunque livello, sta ormai viaggiando sul canale digitale. Indipendentemente dal fatto che venga considerato in presenza, venga considerato online, le tecnologie vengono utilizzate esattamente come venivano utilizzate, come vengono utilizzate le lavagne, tecnologie ante litteram. Allora, sempre, cosa facciamo? Cosa possiamo fare per risollevare questo mood che ci avvolge, questo mood negativo che ci avvolge? Proviamo a dare delle risposte alla fine della discussione. Intanto chiederei a Elisabetta che vuole porre una domanda. Elisabetta, ti do parola.
do parola un attimo, prego Elisabetta, puoi entrare in audio oppure puoi scrivimi. Aspettiamo quello che scrivi. Giorgio, intanto se vuoi fare qualche considerazione sugli interventi che abbiamo sentito, intervieni tranquillamente. Noi Elisabetta non abbiamo accennato, vuoi dirci qualcosa a proposito? Perché non funziona? Funziona, Giorgio, funziona. Funziona? Mi senti? Eh? Sì. Allora senti, io se posso intervenire, volevo riprendere il concetto di Paola Capone, che saluto, abbiamo fatto degli scenari anni fa, speriamo di realizzarli, di learning. L'esperienza che ho fatto alla IUL è il tentare di raggiungere un target molto specifico. Le persone, non solo i carcerati, hanno problemi di comunicazione, diciamo, ma soprattutto quelli delle isole e della montagna. Cioè, questo è un mio pallino da tanti anni, ho fatto anche consorzi vari. Per cercare di raggiungere, e con l'aiuto ho avuto l'opportunità di andare a proporre il modello didattico proprio alle persone che vivono isolate, che non potrebbero altrimenti che con la telematica riuscire a rimettersi in formazione. E sto facendo delle esperienze interessanti. Per esempio, 6-7 iscritti a Forio di Ischia. Che è un posto, insomma, dove sto facendo un'esperienza interessante. Se andate a vedere sul mio sito, sul sito della IUL, c'è il racconto di questa esperienza. E così stiamo facendo cose analoghe a Carloforte piuttosto che in Val Camonica, eccetera, per cercare di andare a trovare questo target, diciamo, che sono gli insegnanti che vogliono fare una formazione, diciamo, di buona qualità e ecco, questa è un'esperienza interessante che mi permette di dire quello che ho imparato facendo questa esperienza, è che è un conto fare un corso, come dire, per tutti, per esempio un corso di laurea triennale in scienze della formazione dove metti in aula gli adulti, i giovani, eccetera. Un conto avere un target come quello degli insegnanti italiani non laureati, che è il target della IUL per la laurea, molto, molto specifico. Questo permette di fare una didattica molto orientata, collegando i contenuti dei corsi a quello che tu fai in classe il giorno dopo. Sto facendo delle esperienze interessanti. Questo lo suggerirei, diciamo, come metodo generale. Probabilmente per far funzionare il learning bisogna anche avere dei target sufficientemente omogenei. Questo alla IUL succede. Per i corsi di perfezionamento invece è diverso. E allora, diciamo, anche io condivido quello che dice Aurelio, cioè l'università è molto diversa. Noi dobbiamo trovare il learning giusto per i vari tipi. Io, francamente, avendo 7-8 studenti nei miei corsi di ingegneria idraulica, Moodle non l'avevo mai utilizzato. L'ho utilizzato ora che ho, invece, quest'anno avrò 40 studenti e ho questi adulti che non frequentano, diciamo così. Allora, secondo me, bisognerebbe, come abbiamo sempre detto, anche come RUIAP, eccetera, disarticolare il problema e, come dice Aurelio, vedere un attimo i vari tipi di esigenze. Noi dobbiamo avere questa capacità di trasmettere un know-how che aiuti, diciamo, le università a organizzarsi in questa maniera. Non esiste un modello. Ma esistono tanti utenti a cui bisogna indirizzarsi.
Ora, il problema è che fare tutto questo, secondo me, i nostri colleghi hanno bisogno di essere formati. Torno a quello che io considero, cioè ripropongo questo discorso del, chiamiamolo modello Lovanio. Come facciamo? Cioè, ora, soprattutto ora, forse era più facile nelle facoltà, ora con i dipartimenti che hanno dimensioni più ridotte, questa innovazione didattica, se non ha dei centri di, come dire, di consulenza e di progettazione di una didattica orientata all'utente, e non mi riferisco all'e-learning, mi riferisco anche all'accreditamento dell'apprendimento progresso, come si fa a riconoscere gli apprendimenti comunque acquisiti, e io non vedo proprio come sia possibile, visto l'atteggiamento di questi rettori, eccetera. Approfitto per dirne, faccio un break, il 23 novembre. Ci sarà a Firenze un convegno organizzato dai Bologna Promoters nella nostra aula magna, dai Bologna Promoters della UIAP. Fra l'altro domani, dato che forse sono stato, sarò delegato ai rapporti con la UIAP, c'è un consiglio direttivo della UIAP a Roma da Aureliana con cui, a cui diciamo, riferirò quello che ci stiamo dicendo. Segnatevi però questo 23 e questo convegno dei Bologna Promoters sarà sull'accreditamento dell'apprendimento progresso. Anche lì, con la logica di dare delle linee guida, degli strumenti alle nostre università per metterli su questa strada. Ricordo che la legge sul lavoro, la Fornero, contiene i famosi quattro articoli di cui al convegno del 3. Allora, se il problema è fare dei centri di servizio in Ateneo, noi come SIEL potremo da un lato proporci, insieme alla UIAP, proporrei io evidentemente, sapete che io credo molto in questo legame lifelong learning, e learning come tutti mi pare, cioè non è che, è che allora io metterei insieme queste due istanze e porrei il problema di fare dei centri di consulenza, formazione e assistenza in modo che chi si vuole mettere su questa strada dell'innovazione si possa nei vari atenei abbia questi riferimenti e noi potremo. Io sto cercando, c'ho il rettore, il direttore amministrativo mio che insomma hanno intenzione di fare questo, però non è ancora fatto. Ma allora direi: facciamo un modello di centri di consulenza per l'innovazione, no? Che aiutino i vari dipartimenti a muoversi su questa strada, ovviamente ognuno con le sue specificità. Perché a tutti noi che ci occupiamo di queste cose arrivano i colleghi dicendo vorrei fare e-learning, vorrei fare questo, come facciamo? Solo che se non c'è una struttura organizzativa basata soprattutto sul personale tecnico-amministrativo, e di qui l'idea di Calvani che abbiamo visto in email, diciamo, il contributo che potrebbe dare la SIL è aiutare questi sforzi che si stanno facendo nei vari atenei con questo corso di formazione che Calvani proponeva, ma direi in maniera più sia lui potrebbero diventare i consulenti, diciamo, esterni di questi centri di Ateneo per cercare di condividere esempi, know-how, eccetera, perché adesso sono un po' lungo, ma vi ho detto, e ovviamente chiudo questo target delle persone con handicap, diciamo, è uno dei nostri target. Mi fermo. Ok, grazie Giorgio. Allora, io ho in nota che vorrebbero intervenire Bruno Bognolo, se ce l'ha fatta. Bruno, puoi già intervenire. Bruno, dimmi qualcosa. Altrimenti Iose, che ha già il microfono aperto. Iose, puoi intervenire tu, mentre Bruno cerca di regolamentare i suoi problemi con l'audio. Sì, legandomi a quello che diceva Federici, sia in merito ai centri di servizi di Ateneo per l'e-learning, sia in merito, diciamo, all'e-learning per situazioni
svantaggiate. Volevo citare altre due esperienze qua all'Università di Salerno. Un progetto che si è chiuso a maggio, che era il progetto L, finanziato dalla Regione Campania, che ha dato la possibilità di realizzare un primo centro di Ateneo per il lifelong learning. È una soluzione che, diciamo, si vuole spingere fino ad affrontare il problema del riconoscimento delle esperienze informali e formali pregresse a supporto del rientro nella formazione di alto livello. E se siete interessati, ovviamente vi giriamo delle informazioni su quello che è stato il progetto e su quello che adesso è la soluzione a supporto. E poi colgo l'occasione per dirvi, mi dispiace che non c'è Calvani presente, che il 6 novembre a Roma, presso la sede del CNR, facciamo il convegno finale del progetto WISE, Wiring in Special Education, che ha, diciamo, era un progetto guidato appunto dall'Istituto Tecnologie Didattiche di Genova, che ha avuto come risultato quello di elaborare un kit tecnologico, ovviamente pedagogico, per il supporto agli unbound, ovvero gli studenti che normalmente sono relegati a casa per motivi di salute, anche per brevi periodi, e quindi sono una serie di kit come piani formativi personalizzati, ambienti per la gestione delle risorse, raccomandazione sulla base di profili, insomma, diciamo tutta una serie di soluzioni complesse che ci piacerebbe che venissero adottate anche nelle università. Quindi, diciamo, siete formalmente invitati a prendere parte a questa giornata tutti quanti. Grazie Iose, adesso ho Silvia Mantovani che vorrebbe intervenire. Silvia, ne hai facoltà. Pronto? Silvia, ti sentiamo benissimo. Pronto? Silvia, ti sentiamo benissimo. Ok, scusate. Allora, io ho avuto modo l'anno scorso di intervistare alcuni presidi di facoltà per la mia tesi di laurea in formazione degli adulti dopo una laurea in ingegneria. Quindi sono particolarmente attiva sul lato delle tecnologie e della formazione. Purtroppo questi presidi di facoltà mi dicevano qualsiasi intervento propositivo ulteriore rispetto a quelli che sono gli standard universitari viene visto malissimo perché fondamentalmente c'è il problema da parte dei presidi di facoltà delle università della quantità di studenti che devono essere laureati in un anno, perché le facoltà e le università sembra che siano valutate più in questi giorni, in questi anni, sul numero di persone che vengono laureate che neanche sulla qualità dell'istruzione che forniscono a queste persone. Quindi questo vuole essere un contributo per dire sì, noi possiamo fare di tutto, cercare di fare di tutto, ma finché a livello istituzionale non si cambia il modo di valutare le istituzioni e le università, la vedo molto grigia perché i fondi sono pochi, la coperta è corta, il tempo è ancora di meno e quindi i presidi di facoltà si davano questi, appunto, questi limiti a possibili ulteriori evoluzioni nell'ambito della didattica universitaria. Grazie Silvia, è esattamente così. Adesso Patrizia Ghislandi, se ci sei. Patrizia? Patrizia l'ho persa, è uscita. Patrizia, non ti sentiamo. Intanto abilito il microfono a Elisabetta. Elisabetta può intervenire quando vuoi. Forse adesso mi senti, Tommaso? Ti sentiamo con un fruscio, però ti copiamo, come si dice. Ok, quando vuoi dammi l'audio. Prego, puoi già intervenire. Ok, allora volevo portarvi un po' la mia esperienza perché ho messo in piedi due centri e-learning d'Ateneo, prima il CTU a Milano e poi il centro qui all'Università di Trento dove adesso insegno. Sono stata per 20 anni parte del personale tecnico-amministrativo e ora sono docente qui all'università.
Quindi ho visto un po' di dinamiche che sono avvenute sia all'Università di Milano che qui all'Università di Trento e mi occupo da tantissimo tempo di e-learning. È vero, come ha detto la Daniela Scaccia, anche Marco Nato ed altri, che alcuni docenti hanno un minimo di resistenza ad accettare l'aiuto dell'instructional designer. È vero, però quello che io ho notato qui a Trento, ma anche a Milano lo notavo, ma qui a Trento in modo eclatante, ma penso anche in altre università, è che il problema vero è che nella valutazione, innanzitutto nel reclutamento, nella progressione di carriera e poi nella valutazione dei docenti universitari, l'unico elemento che conta è la valutazione della qualità della ricerca. Mentre la valutazione della qualità della didattica è totalmente escluso dai piani di valutazione del docente e quello che sta succedendo con la valutazione dei dipartimenti da parte dell'ANVUR non fa che confermare in modo completo il fatto che come un docente fa didattica, un docente universitario, intendo, se il docente universitario rinnova e innova la propria didattica, questo non viene minimamente contato. Questo penso sia un po' il punto che fa da tappo per tutte le innovazioni. Molto spesso i docenti più giovani pensano che dedicarsi all'innovazione della didattica, alle nuove tecnologie, porti via troppo tempo per le pubblicazioni sui quali sono sostanzialmente valutate. Ecco qui, questo è quello che penso, ci sarebbero tante altre cose da dire, ma per il momento ci si può fermare qui. Grazie Patrizia, hai proprio toccato una punta, un punto dolente. Darei la parola adesso a Elisabetta Serrao. Elisabetta può intervenire già. Clicca sul microfono in alto. Elisabetta? Elisabetta, se mi senti, batti un colpo. Non ti sentiamo, Elisabetta. Devi cliccare sul tuo microfono in alto. Intanto allora do la parola a Gianni Marconato 3, che si è triplicato. Gianni, che abilito l'audio, può entrare. Gianni? Niente, non sentiamo Elisabetta Gianni. No, Pronto? Gianni, no. Adesso sì. Ti abbiamo sentito per un attimo. Pronto? Sento Elisabetta, sì? Elisabetta, ti sentiamo. Elisabetta? Ok. Niente, mentre Elisabetta, parla pure. Elisabetta, ti stiamo sentendo. Devi cliccare sul microfono finché diventa verde in alto e poi puoi parlare. Niente. Allora, io dico, sperando di concludere questa mattinata molto interessante, due considerazioni. Tommaso, mi sente? Gianni, adesso sì, puoi intervenire. Ah, no, molto molto velocemente sulla questione
della qualità anche, no, dell'e-learning universitario per qualificarlo. Porto una mia piccola esperienza. Io non sono all'interno dell'università, ogni tanto faccio qualche corso. E in tre corsi che ho fatto, scienza della formazione primaria e scienza della formazione, ho attivato in parallelo al mio corso in presenza un ambiente di apprendimento online basato su Moodle, durante il quale all'interno del quale ai partecipanti, agli iscritti al corso che volevano, così abbiamo svolto delle attività di apprendimento che hanno consentito di approfondire la tematica. Devo dire che mi è costato più tempo la progettazione e la gestione di tutta la parte online che la parte in presenza. Però dai rilievi che dalle informazioni che ho raccolto, di sicuro si è avuto un notevole miglioramento per quanto riguarda le persone che hanno partecipato, diciamo, di un servizio didattico. Allora, ciò che, la conclusione è questa: ciò che può caratterizzare un miglioramento dell'e-learning, non solo universitario, ha a che fare con il miglioramento, con l'incremento del servizio didattico, che in buona sostanza vuol dire, al di là delle competenze per farlo, tempo da dedicare, costi. Allora la questione riguarda, è riconducibile anche all'aspetto costi. Quanti costi siamo disponibili a sostenere? L'e-learning o i vari dispositivi di e-learning devono necessariamente costare di meno? Se costano di più, il maggior costo, in quale altra tipologia di valore aggiunto per l'utenza si traduce? Quindi la questione che poneva era quella del miglioramento, dell'incremento anche del livello, della qualità, della quantità del servizio didattico che viene dato agli studenti e il costo che questi comportano e la sostenibilità di questo costo. Basta, grazie. Grazie Gianni. Adesso passerei a Bruno Bognolo, se ce l'ha fatta, ad avere un microfono. Bruno. Bruno, ci sei? No, niente. Allora, cerco di dire due parole in conclusione, prendendo spunto dagli ultimi due interventi di Patrizia e di Gianni, che hanno sollevato il problema dei costi, degli incentivi e della valutazione dei docenti. Certo, è vero, il nodo cruciale è proprio questo, perlomeno uno dei nodi cruciali è questo. Nessun docente universitario è incentivato professionalmente o economicamente a innovare la sua didattica, a percorrere dei sentieri innovativi, dei sentieri di sperimentazione. Quindi, anzi, siamo tutti incentivati a mantenere lo status quo, siamo tutti incentivati a mantenere quello che noi abbiamo fatto o facciamo ormai da 30-40 anni. Dall'altra parte, il problema di quanto costa è spesso, secondo me, evidenziato in maniera strumentale. Esistono molti modi per rendere sostenibile un progetto di questo genere, non ultimo quello che ci ha sottolineato Gianni. E la sostenibilità viene di riflesso dall'elevare gli standard di servizi, quindi, di servizio. Quindi, se eleviamo uno standard di servizio che noi offriamo ai nostri utenti, ai nostri studenti, al nostro sistema di riferimento formativo, la sostenibilità nasce di conseguenza. Allora, vorrei concludere questa mattinata. Citando, lo avete citato, è stato un convitato di pietra, molti di noi sanno già di cosa stiamo parlando, ma non tutti. Vorrei citare quello che Antonio Calvani, che non può essere presente, ci ha scritto questa mattina. Mi scuso con Antonio se lo cito testualmente. Partendo dal presupposto per cui stare a lamentarsi serve solo ad aumentare la frustrazione, facciamo qualcosa. Questo è un po' il senso di ciò che vorremmo lasciare in queste giornate.
Cerchiamo di fare qualcosa, conosciamo tutti quali sono i vincoli, quali sono i limiti, qual è la condizione al contorno all'interno della quale stiamo operando e da anni ci stiamo affaticando e stiamo cercando di fare qualcosa. Cerchiamo di fare qualcosa. Allora, la proposta che viene da Antonio Calvani, ma che è stata sostenuta già questa mattina in uno scambio digitale, telematico, da molti del Consiglio Scientifico della SIEL, è quella di cominciare come SIEL a costruire, per esempio, partendo da un piccolo angolo, cominciamo a costruire un corso di perfezionamento in modalità open access, ossia ci impegniamo a rendere disponibile un corso di perfezionamento sui temi della formazione, l'utilizzo dei sistemi digitali o delle metodologie didattiche in ambito digitale. E lo mettiamo a disposizione delle università, che non hanno scuse a quel punto, perché si trovano un percorso già strutturato, un percorso aperto a tutti. Devono semplicemente riconoscerne, se lo ritengono, la validità scientifica e fornire dei crediti formativi universitari a chi lo frequenta con delle modalità tutte da inventare, assolutamente gratuitamente, in open access, come dicevamo prima. Questo può essere un piccolo spillo nel piede della conservazione, no? Una piccola pietruzza perché si vanno a sbriciolare quasi istantaneamente alcuni preconcetti. Quanto costa? Non costa niente, è gratuito. Qual è la qualità del servizio? Viene garantita dalle persone che partecipano al processo formativo. E via di questo passo. Quindi è un sistema che cercheremo di attivare intanto con un corso di perfezionamento, ma non solo, cercheremo di rendere questo approccio un approccio strutturale della SIEL, cioè la SIEL propone dell'attività formativa gratuita, la propone alle università e compito delle università è associarsi a riconoscere questa attività formativa, niente di più e niente di meno. E open Andrea significa open a tutti, cioè nel senso è un corso aperto a tutto il mondo. Chi vuole frequentare un corso in modalità open access lo frequenta. Frequenterà il corso, si accrediterà e poi si troverà il modo formale perché questa attività formativa venga formalizzata da una o più università come crediti formativi universitari. Ovviamente insomma, bisogna trovare i modi, però l'idea è esattamente questa. Non soltanto l'università, ma tutte le istituzioni che possono averne bisogno e possono averne voglia. Allora, vedo che Bruno ed Elisabetta vorrebbero ancora intervenire. Facciamo un ultimo tentativo con Elisabetta. Elisabetta può intervenire in audio. Proviamo. Niente. Bruno, proviamo se può Pronto? intervenire. Sì, Elisabetta, ti sentiamo. Pronto? Bruno, Pronto? Elisabetta, ti sentiamo. Allora sarò breve. Pronto? Dopo questo strazio. Vado io? Vai Elisabetta, vai. Pronto? Allora sarò Elisabetta, puoi brevissima, andare. grazie di aver dato la precedenza a me. Dunque, io volevo parlare brevemente del caso Felice, secondo me, della Ca' Foscari, che intelligentemente ha ideato dei corsi interamente online di una certa validità. Corsi di perfezionamento per la didattica delle lingue straniere e un corso CLIL. Specialmente il corso CLIL lo trovo altamente valido. E in più ha tutto un progetto, il FILIM, Italiano nel Mondo, proprio per formare degli insegnanti di italiano per stranieri, insomma. Questo è uno dei tanti esempi. Per questo io vedo favorevolmente la prospettiva della Ca' Foscari in tal senso, a differenza dell'Unior, cioè dell'Orientale di Napoli, che invece è ancora irrigidito su certe posizioni un po' antiquate. Ecco, insomma. Per cui la SIEL, se proporrà dei corsi alle università, è giusto che sorvegli, cioè sorvegli nel senso che
a che non ci sia fallimento nella formazione, ma veramente venga applicata la validità dell'e-learning, eccetera, di un certo tipo, insomma, vigili. Perché da osservatrice vedo delle situazioni non belle in giro, insomma. Ecco, io mi occupo di lingue, per cui all'estero la situazione è un po' diversa. Certo. Tutto qui, cioè, l'ho citato perché mi avete detto che non ne avevate già parlato, ecco, mi sembrava No, giusto. no, infatti non avevamo parlato. Grazie Elisabetta. Cioè, noi saremo molto vigili, ma c'è cioè, più che noi come SIEL, tutti noi come comunità dobbiamo essere molto vigili. Stiamo cominciando a costruire una comunità di riferimento in cui la SIEL funziona come lievito e tutti dobbiamo essere vigili perché il nostro interesse comune, un interesse alto, è quello di mantenere un'elevata qualità della formazione. Bruno può intervenire. Bruno, Allora, mi sentite? Mi sì, Bruno, sentite? ti sentiamo con un Mi fruscio, come ti sentiamo con un fruscio, come se fossi nella luna. spero che mi sentiate, dimmi, confermami se mi sentite. Se mi sentite? Ah, perfetto. Io sono molto, mi spiace di avere avuto tutti questi problemi tecnici. Io sono molto d'accordo con le cose che ha detto Federici, che ha sollevato due problemi, che però sono in realtà, molto complessi e che sono da analizzare entrambi. Sono d'accordo con la posizione di Tommaso che dice dobbiamo soprattutto fare, però credo che per fare, ad esempio, dobbiamo tenere conto che introdurre ulteriormente l'innovazione nell'università, io credo comporti anche un mutamento culturale dell'istituzione di quelli che ci sono dentro. Cioè non è solo un problema di leggi, non è solo un problema di normative, ma è un problema di una modifica del modo di ragionare e ad esempio di avere rapporti con tutti quei soggetti che attorniano l'università che possono avere interesse in queste direzioni. Elena Caldirola citava l'esperienza di Edimburgo in una delle sue mail, che ho visto purtroppo tutte insieme molto in ritardo per problemi miei, e l'Università di Edimburgo è la classica università che è inserita in un contesto estremamente ricco istituzionale in cui c'è una forte sollecitazione sia diremmo, del governo regionale, del governo sia come dire, degli ordini professionali e così via. Credo No, non voglio esaminare questo a lungo anche perché siamo, credo, molto avanti, però credo che si debba fare un esame molto approfondito di questo, andando a vedere quali sono tutti gli elementi che vanno a concorrere al successo di un'operazione che non sia solo di alcuni atenei che hanno interesse in questo senso, ma che sia più esteso. Sulla questione delle università telematiche dico solo una cosa. Io credo che le premesse di quello che sono state e diventate le università telematiche ci fossero tutte all'inizio. Io ho avuto l'occasione di esaminare, per conto di un amico del CUN, il business plan della prima università che aveva presentato la propria richiesta di accreditamento, di riconoscimento. E come dire, il problema della qualità della didattica, lasciamo perdere quella della ricerca, che in realtà non era praticamente consultata, era interessante, tirava fuori dei dati interessanti. Vi dico solo due cose e chiudo qua. Quando si dice adesso ci sono pochi docenti, questa università, che è una di quelle che poi si è consolidata di più, che è la Guglielmo Marconi, tra l'altro, prevedeva nel proprio business plan di avere sull'insieme dei docenti lo 0,35 di docenti di ruolo. Lo 0,35 persone, cioè prevedeva nel proprio business plan di avere meno persone delle facoltà che pensava di costituire. Il 20% di docenti a contratto e l'80% di tutor, che poi dovevano essere pagati delle cifre estremamente basse, quindi ipotizzavano anche un rapporto molto
così molto relativo anche su questo piano. Siamo nel 2003, quindi siamo in una situazione in cui non c'era la crisi di adesso, comunque non era percepita. Io credo che le premesse ci fossero tutte e, come ho sostenuto allora, credo che le università abbiano un grande spazio per riprendersi spazi che oggi sono sicuramente mal utilizzati, sia dal punto di vista della qualità che dei risultati, e con tutte le cose che ha detto Federici che condivido pienamente, e credo che le iniziative che possiamo fare come SIAL, quelle che hai proposto, i corsi open, eccetera, possano servire ad andare anche in questa direzione. Vi ringrazio. Grazie Bruno, siamo veramente in ritardo, davvero. È molto utile aver avuto pazienza, che tu mettessi a posto tutto il tuo apparato tecnico. Niente, io direi che a questo punto ci possiamo congedare, ci possiamo salutare. È stata una mattinata interessante, molti spunti. Ringrazio Giorgio Federici, Aurelio Simone e tutti voi per la presenza. E vi do appuntamento a mercoledì prossimo, il 17 ottobre alle ore 16, per il secondo seminario che terrà Susanna Sancassani del Politecnico di Milano su un altro argomento che sta diventando di interesse, ossia i Massive Online Open Courses, i MOOC. Ci si chiede se sono davvero una disruptive innovation, ossia Susanna li ha analizzati e ci terrà una relazione su questo. Quindi vi do un appuntamento a mercoledì prossimo, ci rivediamo sullo stesso canale. Buona giornata a tutti e se non l'avete ancora fatto, sottoscrivete l'appello. Grazie a tutti.